solito prima di mangiare lo pulisco per bene. A volte ci sono dei capelli infilati, così devo tirarli fuori. Devo poterlo leccare così e non mi deve restare niente sulla lingua. Bene, adesso è pronto. Mi chiamo Jennifer e la mia ossessione è mangiare i materassi. Mi piace mangiarlo senza condimenti, niente maionese o burro, niente di questo. Ha un gusto deciso. Manda in estasi le mie papille gustative. Vibrano come le corde di una chitarra. Quando ho scoperto che Jennifer mangia i materassi, sono rimasto sbalordito, confuso. Non riuscivo a farmene una ragione. Raccontami come fai. Aspetta. Mi assicuro che mia madre non sia nella sua stanza in modo da potermi intrufolare. Magari mentre sta facendo la doccia e vado a prenderne un po'. Il motivo per cui non mangio il mio materasso è che l'ho già mangiato tutto, purtroppo. Ho iniziato dalla parte migliore. La parte migliore per me è lo strato superficiale. Poi scendo fino allo strato più interno e lo taglio. Dopodiché inizio a strapparlo con le mani. Adesso smetto di mangiarlo solo quando ha un odore strano e quando arriva alle molle. In genere scavo per mangiare un materasso intorno alle 2 del pomeriggio. In quel momento ne ho urgenza, ne ho bisogno, devo assolutamente farlo. E per qualche motivo ne ho voglia dopo il sesso. Gli effetti collaterali di mangiare i materassi. L'aria nella pancia è l'unico che ho. Entra nel mio corpo e poi lo lascia. Passa nell'intestino e poi va via. Sono molto preoccupato per la sua salute e per il suo apparato digerente, perché ho visto come lo espelle. Viene fuori in pezzi di te. Rimane identico a quando lo mangio. Una volta mi ha anche intasato il bagno, non riuscivo a mandarlo giù. Se avessi avuto il bisogno disperato di mangiarne ancora, avrei potuto lavarlo, ripulirlo del tutto e poi mangiarlo di nuovo volendo. Ma avrei dovuto essere davvero disperata e non lo sono. Ero seduta in macchina e c'era un po' di spugna che usciva. L'ho presa, assaggiata ed è stato bello masticarla. Ho mangiato divani, imbottiture di letti, di sedie, ma negli ultimi 10 anni i materassi sono stati la mia ossessione. Imbarazzante, non si può dire alla gente: ciao, io mangio materassi. Non posso farlo, non lo sa nemmeno tutta la mia famiglia. Ho paura che mia sorella possa morire per questo. Il materasso scende nella mia gola, a volte rimane incastrato. Potrei strozzarmi e potrei morire. Spero che non le accada mai niente. Mi sentirei davvero molto in colpa. Va bene, mi fa male, ma lo faccio da quando sono piccola. Ora sono adulta. Lo faccio ancora e sono ancora qui. Ma è già grave il fatto che io li mangi. È molto strano, lo so. Sono molto strana, ma non sono pazza. Va tutto bene.